Matteo Taranto, Ettore Spezzino, domani sera sarai il protagonista insieme a Nando Buzzanca di un episodio del Restauratore 2, la fiction di successo della Rai che è arrivata alla sua seconda edizione. Beh, allora quindi ho preso parte a questa serie con Lalo Buzzanca, per me è stato un bellissimo capitolo del mio lavoro perché a parte ho avuto la possibilità di poter conoscere Enrico Doini, un altro spezzino che si è lasciato veramente, che ha fatto veramente anche la storia del cinema con dei bellissimi film, fra cui anche uno girato proprio a Spezia, Cuori nella tormenta, un po' di anni fa. E con Enrico abbiamo fatto un lavoro proprio spalla a spalla di costruzione di personaggio che io avevo già iniziato qua a Spezia con Roberto Carli, che è stato, ed è stato anche maestro di pugilato, abbiamo lavorato insieme al Favaro nella palestrina del pugilato con lui, perché per fare questo personaggio che è un pugile avevo bisogno di fare veramente un percorso da attore, perché io questo lavoro lo prendo seriamente e quindi ho deciso di farlo con questo bravo maestro, con questo Roberto che mi ha seguito nella costruzione di questo pugile. Abbiamo lavorato, ripeto, con Lando, che trovo un attore estremamente sensibile, molto carino, una persona che si è messa a disposizione. Un padrone di casa, perché il restauratore, lui è stato già protagonista della prima serie, che è stata una serie di grande successo, e sta confermando il suo successo in questo momento perché tutte le domeniche sere, insomma, sta vincendo la serata. Io sono molto contento, sono molto orgoglioso, incrocio le dita, sono speranzoso che vada alla grande. Quindi domani sera alle 21:10 su Rai 1 ci sarai.